Ben ritrovati a Quarta di Copertina, la trasmissione che parla di editoria in tutte le sue forme, sia editoria legata alla musica, all'arte e alla letteratura, ma anche tante iniziative editoriali. Vi invitiamo a venirle a raccontare qui a Quarta di Copertina da Obiettivo News di Barolo Canavese, contattandomi alla mail deborabocchiardo@gmail.com. Oggi andiamo nel mondo delle masche e lo facciamo con il libro di Ivo Piolerio, Vilma Basolo e Marina Panero, edito da Tele del Canavese, in uscita proprio per il 1º novembre in occasione di Halloween, la festa di Ogni Santi, che nella zona soprattutto del Canavese rivisita anche un pochino quelle che sono le tradizioni celtiche del territorio che qui nell'antichità si fusero con la tradizione cristiana. Ne sapremo di più tra poco perché Ivo Chiolerio è qua con noi e ci parlerà proprio di masche, spiriti folletti, creature della notte. Ivo, come mai questo libro edito da Atene del Canavese? Tra l'altro è in uscita il 1º novembre e se lo volete potete rivolgervi direttamente all'autore tramite i social oppure sul sito di Atene del Canavese. Ciao, grazie di questa possibilità di presentare questo libro. Praticamente noi, perché siamo tre autori, abbiamo deciso di scrivere qualcosa in più riguardo alle masche. Queste masche che sono arrivate fino a noi nella tradizione, nelle leggende, e le nostre nonne ci raccontavano queste storielle anche un po' per spaventarci. In realtà sono, facendo delle ricerche un po' più particolari, tutte le storie che venivano raccontate hanno sempre un secondo fine, che è quello di insegnare qualcosa da non farsi spaventare, di non aver paura e comunque di riuscire a ottenere qualcosa anche in modo magico, in modo abbastanza particolare. Siamo appunto nel periodo che io indico come Ogni Santi e non Halloween, perché voglio specificare che per me la festa principale è comunque Ogni Santi. E in questa sera particolare succedevano cose veramente particolari, che nel libro in alcuni casi le potrete trovare. Nel mondo delle masche non è soltanto un modo per ricordare storie e leggende, ma anche per ricordare il mondo delle campagne di una volta, quello delle famiglie che dopo cena si riunivano nelle stalle, i salotti dell'epoca, una storia che tu hai riscoperto attraverso anni e anni di ricerche sul territorio, perché ricordiamo che questo libro è anche frutto di una passione che dura ormai da tanti anni da parte tua. Ma sicuramente minimo è dal 2014 che mi sono interessato a questo mondo. Infatti c'è un gruppo Facebook che si chiama Nel Mondo delle Masche, nel quale ho conosciuto anche Marina e Vilma, e insieme abbiamo poi deciso nel 2020 di fare questo piccolo, diciamo, mettere insieme tutti questi articoli, questi racconti. Tutto è nato nel periodo del Covid, quando tutto era fermo, quando tutto non si riusciva a gestire in modo normale. Noi abbiamo deciso di metterci a scrivere e trascrivere tra di noi. All'inizio è stato un carteggio molto simpatico, poi alla fine abbiamo deciso che tutto questo materiale valeva la pena inserirlo in un libro, e infatti è nata questa piccola nostra opera. Ecco, Atene del Canavese è l'editore. All'interno ci sono delle illustrazioni molto belle. Il libro è in bianco e nero, ma le illustrazioni sono molto simpatiche. Abbiamo cercato di illustrare al meglio possibile i nostri racconti con dei piccoli simbologie. Infatti si trova un piccolo cane, c'è il gatto, c'è la civetta, tutti animali che poi si trovano all'interno dei racconti. È stata Ilaria Gaggetta a fare questi disegni, che non altro è la figlia di una delle nostre autrici, che è Marina Panero. Masche, spiriti, folletti, animali, qual è il racconto più curioso che avete incontrato durante le vostre ricerche? Ma sicuramente poi bisognerebbe parlare, ognuno raccontare il proprio. Sicuramente il mio è quello che ho vissuto in prima persona, che è quello del cane nero. E il racconto del cane nero, che troveremo all'interno del libro, è una cosa che è successa veramente a me quando avevo intorno ai 14 anni. È successo in Val Chiusella. Abbiamo cercato di far sì che questo racconto esprimesse al massimo quello che è stato non soltanto un'esperienza, ma è stata anche il punto di partenza per poi mettermi alla conoscenza e alla ricerca di queste storie. Non hai mai avuto paura di questi argomenti? No, perché ogni volta che si va a cercare il racconto in sé, a volte è pauroso, però se si va a cercare sotto un punto di vista storico, del periodo,
e anche un discorso antropologico, alla fine si capisce che sono tutti racconti abbastanza basati su dei casi fortuiti o dei momenti in cui un po' particolari, magari di persone e di vicende di vita di un tempo. Le masche erano le streghe o erano qualcosa di diverso? Le masche erano sì le streghe come le conosciamo noi, ma allo stesso momento erano più che altro erano delle donne che avevano delle grandi conoscenze, donne che conoscevano magari dei medicinali, utilizzare le erbe, saper curare una determinata malattia. E arrivava a un certo punto che questa persona faceva del bene alla gente, ma arrivava anche dei momenti in cui queste persone magari non curava la persona giusta, magari c'era quello che voleva qualcosa in più e veniva, o allo stesso tempo passato dei periodi in cui si andavano un attimino troppo oltre e la Chiesa non accettava questo fatto e quindi erano state bruciate, erano state cacciate, erano state perseguitate. Infatti in Canavese abbiamo diversi casi di streghe realmente e storicamente conosciute, come quelle di Levone o comunque anche nei processi di Strambino le abbiamo trovate. E in tutti i casi, comunque, in ogni paese c'è una storia, c'è un racconto, c'è anche nella toponomastica ci esistono ancora adesso dei punti che parlano delle streghe. Tipo il pian delle masche. Tipo il pian delle masche, poi altri termini che andiamo ogni tanto a ritrovare, magari sono andati addirittura scomparendo. E in realtà, come ad esempio, c'è un piccolo mio aneddoto di un piccolo rio che c'è a San Giorgio Canavese, si chiama Mer d'Anson, che il nome è abbastanza particolare, ma null'altro che deriva dalla parola Mer d'Anson, cioè le donne che ballano in cerchio. Come le troviamo la stessa cosa al rio Bardassano a Levone, quindi la stessa toponomastica la troviamo in paesi differenti. Sulla copertina è il più classico dei simboli che ricorda la strega, la scopa. La scopa non era solo un simbolo, come lo ricordiamo noi, per volare o per quant'altro, ma era un po' utilizzata da tutte queste donne del tempo, prima di tutto perché era l'arnese più comune che c'era in una casa, e allo stesso tempo questo arnese, questa scopa, in tanti casi era diventato quasi un mezzo di comunicazione tra quello che era il mondo dei vivi e quello che era il mondo dei morti. Infatti ci sono anche dei casi, e c'è un racconto all'interno, che parla di una persona che si dice che non riuscisse a morire finché non passava la sua conoscenza, tutta la sua magia, e finché un suo parente gli ha lasciato una scopa. La scopa ha cominciato a vibrare all'interno della stanza, e nel momento in cui lei è espirata la scopa è volata fuori dalla finestra. Ma questo è uno dei tanti piccoli racconti che sono stati inseriti. Ecco, parlando, io sfoglio il libro, vedo queste bellissime illustrazioni, molti sono gli animali. L'animale è legato al mondo magico, alla magia, alla figura della strega? Assolutamente sì, anzi la maggior parte di queste streghe, comunque di queste masche, avevano proprio la capacità e il dono di tramutarsi in animali. Infatti si trovano ad esempio le masche, come si dice in Valsoane, le masche gatto di Cézal, che ad esempio erano delle donne che erano in grado di tramutarsi in gatto. C'è anche una storia di questo. Altrimenti c'erano dei preti che si tramutavano in maiali e conoscevano quella che si dice comunemente la fisica, che oggigiorno si diceva, attenzione, che la masca ti fa la fisica, in effetti. Attenzione, era la masca ti fa la fisica, infatti ancora adesso attenzione alle masche, perché proprio è pure fare attenzione che erano in grado di fare delle cose che altre persone non sapevano. La fisica, si diceva addirittura che esistevano dei libri di magia, dei libri sacri, dei libri. In alcuni casi si è parlato anche, ad esempio, a Bissens, nella zona sopra Chiesale, che c'era questo personaggio che aveva uno di questi libri, e infatti si parla anche del libro. Quindi non abbiamo soltanto scope, animali magici, ma abbiamo anche degli oggetti che fanno parte della cultura delle masche. Ecco, andando a raccogliere tutte queste informazioni, qual è il momento più simpatico, più curioso che avete vissuto? Sicuramente il momento più simpatico è stato quello di mettere insieme questi racconti e poi scoprire che in zone anche molto differenti, che come ad esempio noi stiamo parlando del Canavese, ma parliamo anche del Roero,
E in realtà ci siano degli aneddoti e delle vicissitudini che si assomigliano tantissimo. E alcuni racconti da paese a paese cambiano secondo la versione, secondo da chi viene raccontato, perché finora sono sempre stati tramandati oralmente, quindi ogni persona l'ha interpretato a modo suo. Ecco, internet ci dà la possibilità di non essere relegati in una zona precisa d'Italia, quindi leggere il mondo delle masche può anche stuzzicare la curiosità di quanti vogliono visitare il Canavese o il Roero e vedere i luoghi da cui provengono i racconti che voi avete inserito nel libro. Vuoi dirci quali sono un po' a grandi linee i paesi citati? Ma sicuramente i paesi più citati sono Borgiallo, Bairo, perché nel mio paese c'è anche un piccolo aneddoto, la Val Chiusella, la Valle Soana, dalla quale io sono originario, quindi ho alcuni racconti anche riguardanti la Val Chiusella, Pont Canavese, perché una di noi è di Pont Canavese e ci sono moltissime Quale? storie. Diciamolo Vilma così. Basolo è di Pont Canavese e lei ha veramente scritto molto e c'è ancora molto da scrivere perché Pont ha tantissimo materiale che riguarda le A masche. Ponte, se non sbaglio, c'era il Tribunale dell'Inquisizione. Sì, c'era un tribunale e poi la famosissima era la Madama Rua, quella che viene ancora conosciuta al giorno d'oggi, che viene utilizzata in tanti campi. Quando ci sono manifestazioni si vede questa Madama Rua. Poi molti processi si svolgevano al castello di Rivara, se Al non castello di sbaglio. Rivara, sì, il castello di Rivara è più famoso proprio quello per le quattro streghe di Levone che sono state processate a Rivara, che oltre a quello di Strambino erano i due punti in cui c'era l'Inquisizione. E poi l'ultima è i racconti che riguardano la zona di Cherasco e di Bra, e infatti Marina Panero è di quella zona e lei è andata a cercare gli anziani del posto in modo tale che raccontassero le loro storie. La cosa interessante è che sia io che Vilma sono racconti tramandati nella nostra tradizione orale, e invece Marina è andata proprio a cercare delle persone ancora attualmente viventi che hanno avuto il piacere di raccontare, sebbene siano state modificate un po' per motivi di privacy, i nomi e le località. Ecco, vedo all'interno ci sono racconti, storie, belle illustrazioni e anche filastrocche. Sì, siamo riusciti, io poi faccio la parte diciamo un po' più storica invece della parte soltanto di racconto puro, ma ho cercato proprio di mettere all'interno del libro anche alcune filastrocche. Ne ho segnata una che è abbastanza carina, ovviamente l'abbiamo scritta sia in canavesano, perché a quei tempi solo il canavesano si parlava di questi luoghi, e poi la traduzione in italiano anche, in modo tale che sia i bambini che le persone che non sono di questa zona possono leggere e capire bene o male. È il racconto di quello che dice un piccolo folletto all'interno di una stalla. Ecco, la stalla, che era, come dicevo prima, un po' il punto di ritrovo. In un'epoca in cui scaldare una casa era sicuramente molto più difficile, l'aggregazione era comunque limitata, la stalla diventava il luogo di ritrovo. Quanto è importante nella storia e nella ricerca che avete fatto il fatto che siano esistite proprio queste stalle in cui c'era un confronto tra vecchie generazioni, nuove generazioni? Persone che si raccontavano, che raccontavano magari anche inventando fatti della quotidianità. L'oralità è nata lì e si è tramandata in maniera importante. Quanto volete mantenere e quanto è importante mantenere viva questa memoria? Ma sicuramente la stalla è un po' come oggigiorno la televisione, cioè oggigiorno si può vedere cose che succedono qui dall'altra parte del mondo. A quei tempi forse non si riusciva a vedere neanche cosa succedeva nel paese vicino, però c'era questa possibilità di questi personaggi che andavano di stalla in stalla, perché a volte capitava che scendeva il Margallo dalla montagna, c'era l'amico che veniva dal paese vicino. E quindi si trovavano in queste stalle, in questi luoghi in cui sia l'anziano che il bambino avevano la possibilità di interagire e si raccontavano delle storie che dovevano far paura, cioè alla fine era proprio quello il bello era che il bambino alla fine aveva paura e andava a dormire. E tanti racconti erano proprio così, però se noi andiamo a vedere questi racconti sono sempre fai attenzione, ma vedrai che poi le cose vanno bene. Quindi il bene vince sempre, ma c'è una morale, un insegnamento. Esattamente, il bene vince sempre anche se a volte c'è qualcuno che perde qualcosa, nel senso che se si capitavano determinati
situazioni per le quali magari uno si faceva male o cadeva o gli succedeva un qualcosa di particolare che gli dava un insegnamento doppio, cioè sia per quel momento lì che poi più avanti. E infatti c'è anche una storia all'interno del libro di una persona che non credeva assolutamente ai morti, infatti stiamo parlando proprio della sera dei morti, e non credeva assolutamente alla possibilità che i morti tornassero. Lui ha aspettato e ha scommesso ed era talmente sicuro di sé finché non si è addormentato. Nel momento in cui si è addormentato, si è risvegliato di colpo perché all'interno della stanza c'erano delle persone, erano tutti defunti. Una di queste si è avvicinata a lui e gli ha piantato un coltello nel ginocchio e se ne sono andati via. Questo signore, nessuno ci credeva, ma lui ha avuto male al ginocchio per un intero anno, non riusciva più a camminare, finché è andato dal parroco e gli ha detto: ma cosa posso fare per riuscire a risolvere questo problema? Ha detto: bisogna che torni il prossimo anno, la stessa notte, nello stesso posto, sperando che quella persona si riprenda il suo coltello e ti lascia libero da questo maleficio. Lui l'anno dopo l'ha fatto, ma sicuramente non avrà mai più avuto a che fare con quel mondo dei morti, perché penso che questa cosa se non sia stata molto piacevole. Ecco, le masche erano donne, ma c'erano anche i masconi. Certamente. Certamente. La maggior parte erano persone che avevano delle conoscenze. Allora, in primis sicuramente c'erano i preti, che ovviamente si diceva che conoscessero la fisica, ma più che altro che avevano la conoscenza della scrittura e della lettura, perché a quei tempi non tutti erano in grado di leggere e scrivere, quindi bastava soltanto avere qualche nozione in più e già si diventava dei maghi o comunque dei prestigiatori. Ricordiamo che in Inghilterra, dove purtroppo molte donne sono state uccise, accusate di stregoneria, bastava avere i capelli rossi o saper scrivere o saper leggere per essere una strega e quindi essere giustiziati, e si subiva un interrogatorio che avrebbe fatto confessare qualsiasi cosa a chiunque. Ma bisogna ricordare che anche soltanto, io parlo di 40-45 anni fa, quando ero bambino, scrivere di sinistra era visto come un maleficio. Non entriamo in questo discorso, per carità. Torniamo ai masconi. Qualche mascone particolare delle tue zone? Ma il mascone particolare delle mie zone, ad esempio, c'è il mascone della Vella Rock, che è proprio a ridosso di casa mia. C'è questo lavatoio che si chiama A Bairo. Questo lavatoio che si chiama lavatoio dell'Eurocco, l'acqua sulla pietra, già anche il discorso dell'acqua, il discorso della pietra, perché tutto ha un discorso di magia. E c'è questo lavatoio che mia nonna, quando era piccola, andava a messa la domenica, poi a un certo punto non poteva più salire la collina perché c'era un ramo che praticamente scendeva, gli si ingarbugliava nei capelli, la faceva cadere per terra. Ogni volta che provava ad andare in chiesa la domenica, Un albero dispettoso, finché una domenica la mamma gli ha detto: prendi il falcetto, vai su e gli dai una bella falcettata al ramo, vedrai che... E il mascone, dopo un po' di giorni, si è fatto vedere con le bende alle mani. E sicuramente una storiella carina che mia nonna mi raccontava, ma qualcosa sicuramente ci sarà stato di vero in questo. Ecco, tu hai toccato prima l'argomento degli elementi, il fuoco, l'acqua, la terra, l'aria. In quale maniera si miscelano gli elementi classici con la magia? Ma la magia sicuramente, visto che sono tutte cose terrene, hanno bisogno di qualcosa per far sì che noi le vediamo, perché altrimenti la magia in sé non esisterebbe. Quindi in ogni caso noi vediamo sempre queste streghe che volano, quindi c'è il discorso dell'aria, c'è le streghe comunque sono sempre intorno a un falò, quindi c'è il discorso del caldo, del fuoco, c'è il discorso che si potevano cacciare tramite l'acqua bollente, quindi c'è il discorso dell'acqua, perché per cacciare una strega c'era anche un rito da fare. E all'interno del libro lo troviamo. Vuoi raccontarcelo o lo lasciamo, forse, in sospeso? Forse diciamo, parliamo solo di un grande pentolone, del fuoco, di una catena, di un bastone che ci batte sopra, però c'è un rito per farlo. Ecco, i segreti della magia li lasciamo scoprire i nostri lettori quando vorranno avventurarsi nelle pagine di questo libro, nel mondo delle masche, lo ricordiamo, edito da Atene del Canavese. Approfitto anche per dire che potete trovarlo dal 1° novembre in diversi punti vendita proprio dell'Atene del Canavese, poi si attrezzeranno gli autori e l'editore per distribuirlo anche nelle librerie, oppure potete rivolgervi direttamente o agli autori via social o all'Atene del Canavese tramite il sito internet.
Andiamo un po' più nel merito di quella che è la tua di esperienza, perché prima ci hai messo un po' sulla curiosità di quella che è stata la tua esperienza col cane nero. Raccontacela. Allora, avevo circa 14 anni, avevo deciso di trascorrere le vacanze in Val Chiusella. Era la prima volta che andavo da solo in Val Chiusella, perché io di solito andavo in Valsoana, lì avevo ancora la casa del nonno. Quell'anno ho deciso di andare su Val Chiusella a fondo. A fondo mi hanno dato una piccola baita nella quale io trascorrevo la notte e durante il giorno camminavo, andavo a spasso. E tante volte scendevo a Traversella per conoscere magari qualche ragazza del posto, perché comunque si cominciava ad avere qualche interesse un po' diverso. E finché una sera era parecchio buio e ho deciso di tornare su, ma un po' più tardi del solito. Lungo la strada sentivo comunque che c'era più che altro la paura di non arrivare in tempo, di non arrivare prima del buio. A un certo punto ho trovato una persona che si chiamava Gianni, me lo ricordo ancora, che con la macchina quasi si fermava e poi a un certo punto, quando si è avvicinato a me, è ripartito con l'auto, è partito. Io ho detto, vai, magari non sono una persona anziana, magari si è spaventato di qualcosa, magari non mi ha visto bene. Ma il secondo che è arrivato mi vedeva benissimo perché era il fotografo, oltretutto era un fotografo di Baldissera, una persona molto brava e mi aveva appena fatto vedere tutte le sue fotografie che aveva fatto nel pomeriggio. Allora, sicuramente mi vede e mi darà un passaggio. È arrivato, rallenta, mi guarda e se ne va. Allora ho detto, qua c'è qualcosa che non funziona. Allora continuo la mia strada, arrivo quasi a fondo, mi mancava ancora circa una mezz'oretta per arrivare su, e si ferma. A questo punto invece un'altra macchina, luci alte, vedo che è la figlia Rosanna, la figlia della titolare della locanda. E come mi vede, rallenta, io la saluto, mi faccio vedere, mi avvicino a lei tira sul finestrino e se ne va. Ma allora, c'è qualcosa che forse non funziona. Allora arrivo su alla baita e sento un ululato proprio nel momento in cui io chiudo la porta, ma non ci faccio caso più di tanto, era un cane sicuramente che girava per là. Il mattino dopo, arrivato a colazione, ho chiesto informazioni perché c'era sia Gianni che il fotografo che Rosanna, erano tutti lì seduti, chi colazione, chi dietro il bancone. Gli ho detto: ma perché non mi avete dato un passaggio ieri sera? Sarebbe stato cortese da parte vostra. E invece no. E allora il primo Gianni ha detto: no, guarda che avevi un cane nero lì vicino. E l'altro ha detto anche lui: ha detto, sì, ti viene cagnasso, un cane grosso, nero, brutto. Allora gli ho detto: Rosanna, scusa, non prendetemi in giro, dai, dimmi la verità. Detto, no, no, davvero, quando ho tirato giù il finestrino, non soltanto quando tu ti sei avvicinato, non soltanto, ma si è proprio appoggiato al finestrino. E questo mi ha impressionato, non per altro, ma per il fatto che io non l'ho visto e non ho sentito nulla, non ho sentito nessun movimento, non ho sentito assolutamente niente. Ma ero sicuro, ero tranquillo. Io so che quel tratto di strada l'ho fatto con una serenità. E ancora poi poi alla ricerca di queste cose, queste leggende che comunque si susseguono in vari libri, in vari racconti, si sentono queste storie di animali. Il cane nero, anche nei racconti, come dicevi giustamente te, nei racconti celtici, quindi dalla Scozia e dall'Irlanda, arrivano questi animali che, specialmente il cane nero, è un animale che aiuta le persone nei momenti di difficoltà. E ogni tanto, ancora adesso, quando mi capitano delle notti un po' particolari o delle situazioni un po' strane, mi giro e dico grazie, Nero. Al cane nero. E chissà, se è vero che noi siamo artefici della nostra realtà, siamo artefici della realtà anche attraverso la nostra fantasia, quindi affidarsi a questi animali totem a volte è un modo per avere fiducia in noi stessi e raggiungere i nostri obiettivi. Si prega a volte davanti a una statua di gesso credendo che quella statua faccia un miracolo, quindi dove finisce l'illusione, dove comincia la realtà, dove comincia il nostro potere, dove finisce? E questo è un lavoro che ognuno dovrebbe fare su di sé per scoprire le potenzialità dell'animo umano che ancora può regalarci molte sorprese. Siamo proprio a ridosso di Ogni Santi, una festa che nella tradizione contadina era molto sentita anche dal punto di vista culinario, perché si parla addirittura di una cena dei morti. Andiamo nel dettaglio di quello che ci aspetta nella notte dei morti. Allora, io ti parlo di una cosa molto personale, nel discorso che a casa mia mamma ancora la fa, ed è la zuppa dei morti. La sera prima, siamo tra il 31 e l'1,
La sera prima mia mamma prepara la tavola come se ci fossero parecchi commensali e si pensa alle persone che erano state nella nostra famiglia, quindi il nonno, la nonna, il papà o quant'altro, e si prepara la tavola, si mette il vino, si mettono le posate, si mette una bella micca di pane, tutto quello che serve, è necessario per una cena, come se una persona mangiasse lì. E oltretutto prepara la zuppa, una zuppa molto semplice, fatta di cavoli e di pane, e con pochissime spezie, con pochissime altre cose particolari, perché diciamocelo giusto, la salsiccia o il parmigiano o quant'altro sono cose moderne, ma una zuppa dei morti deve essere veramente basilare. Era un piatto povero, nasce come un piatto povero. È un piatto povero. E poi dopo si aspettava così la notte che le persone venissero a mangiare, e quindi si stava. Io da bambino, ad esempio, questa cosa la vivevo molto con chissà chi viene stanotte, chissà ci sarà il nonno, ci sarà la nonna, ci sarà qualcun altro. Adesso che sono diventato una persona adulta mi rendo conto che forse c'era un po' di magia, un po' di credulità in questo bambino che credeva in queste cose, ma hanno fatto sì che sono diventato un uomo adulto che adesso va a cercarle queste storie per raccontarle ad altri. Ecco, quanto è importante avvicinare i ragazzi a questa tradizione, a questo patrimonio di conoscenze? Il libro è adatto a tutti, a lettori di ogni età, non ha contenuti particolarmente violenti o non adatti alla giovane età di un eventuale lettore, anzi può essere un testo da leggere con i propri nipoti, con i propri figli, per scoprire un pezzo di tradizione che purtroppo va scomparendo. Quanto è importante coinvolgere i ragazzi, magari anche le scuole, magari facciamo un invito, se qualche insegnante all'ascolto ha voglia di proporre un incontro tra voi autori e gli alunni per riscoprire insieme il mondo delle masche. È adatto questo testo per incontrare i ragazzi anche della scuola primaria? Assolutamente sì, infatti l'abbiamo proprio studiato nel modo più opportuno, abbiamo inserito dei disegni per accattivare i bambini e abbiamo scritto caratteri abbastanza grandi anche per le persone anziane che hanno difficoltà di leggere, in modo tale che anche il nonno possa prendersi questo libro e raccontare magari una storia che non conosce o magari scritta in un modo differente da come la conosceva lui, e poter così tramandare una tradizione. Magari tra 50 anni ci sarà di nuovo qualcuno qui seduto e racconterà di queste storie che sono state tramandate magari anche tramite questo libro. Ecco, il supporto digitale è un supporto importante, avere l'ebook, avere internet è interessante, ma il supporto cartaceo permette di travalicare il passare del tempo e anche il mutare dei supporti che vengono utilizzati. Quindi il libro sicuramente è ancora un buon veicolo per preservare la tradizione. Chissà che tra 50 anni, come dici tu, qualcuno non si avvicini ancora al mondo delle masche grazie a piccoli volumi come questo, che però hanno una grandissima importanza. Allora, ricordiamo che il libro è reperibile sul sito dell'Ateneo del Canavese o contattando voi, che a breve sarà nelle librerie. E soprattutto che voi siete disponibili sia ad incontrare il pubblico in eventuali eventi dedicati alla presentazione del libro, sia ad incontrare magari ragazzi dell'età scolare che vogliono scoprire con i loro insegnanti qualcosa in più sulla tradizione delle masche, delle streghe, questo mondo delle stalle che è rimasto ancora molto vivo nella tua memoria e di quanti sono appassionati di ricerca storica sul territorio. Avete già qualche appuntamento, qualche presentazione fissata? In questo momento abbiamo un appuntamento che è il 5 di novembre, ma è un appuntamento più che altro per il gruppo Facebook che si chiama proprio Nel Mondo delle Masche. Ci troviamo tutti tra di noi per vedere questa nostra nuova opera che abbiamo realizzato, e da lì partiremo con decisione di presentare sicuramente a Pont, sicuramente a Bairo, sicuramente a Bra, e poi ci saranno altre occasioni. Grazie Ivo Chiolerio per essere stato con noi, grazie ai nostri ascoltatori, e io vi invito a scoprire il mondo delle masche perché ne vale veramente la pena, Atene del Canavese editore. Vi invito anche a venire a trovarci qui a Quarta di Copertina scrivendo a deborabocchiardo@gmail.com. Grazie per averci seguiti e buon proseguimento di giornata.